L'impeto di Tosca si spegne e Puccini torna a ricercare se stesso. Si ritrova in Butterfly, composta qui, a Torre del Lago, in un paesaggio che di tutti era il più suo, dove è finalmente riuscito a costruirsi una casa come lui veramente voleva. È felice e si compiace di questo romitaggio, con un entusiasmo quasi infantile. Ha per compagni i pescatori, i cacciatori, i bracconieri del luogo. Simula un'esultanza che forse non ha, e appare quanto mai strano questo suo proclamato desiderio di silenzio, di pace, quando egli null'altro teme più della solitudine. Le lettere che egli indirizza agli amici terminano quasi sempre con un invito. La sua casa è sempre piena di ospiti. Anche quando lavora non può star solo. Si gioca, si discute, si beve, mentre lui, seduto al piano, il cappello di traverso, il sigaro in bocca, ricerca sulla tastiera quegli accordi che si fonderanno domani in una celebre melodia. Tollerava intorno a sé non importa qual chiasso, purché non intonassero cori. Mi distraete, diceva. Butterfly nasce qui, in questo studio. Dalla finestra poteva guardare direttamente sul lago, ma non c'erano orizzonti per lui. Thank you.